Abbiamo ripreso con gli spazzamenti, abbiamo ripreso con le attività dei centri di raccolta, la raccolta degli ingombranti a domicilio e stiamo via via intervenendo anche su quei servizi tipici e stagionali come la disinfestazione delle zanzare, che invece era stata in questo momento sospesa nel mese di aprile perché non si sapeva ancora bene come attivare questa attività. Il taglio del verde è ripartito anch'esso nel mese di maggio, quindi diciamo che l'azienda adesso è a pieno regime. Insomma, piano piano si sta tornando alla normalità, anche sul fronte della gestione ambientale. L'attività di Alia Servizi Ambientali S.p.A. ha ripreso anche all'ecocentro di San Donato. Da lunedì gli utenti domestici e non infatti possono di nuovo accedere e conferire rifiuti. L'accesso in questa fase di riapertura post emergenza Covid è vincolato alle prenotazioni. Quindi abbiamo messo a disposizione degli utenti 4 numeri telefonici, un indirizzo email, a breve, la settimana prossima, un'app attraverso la quale prenotare il servizio e l'accesso. Abbiamo diviso tutti i nostri orari dei centri di raccolta in blocchi da quarto d'ora a mezz'ora. Chi ha qualcosa da portare e non sa dove portarlo, scelga il centro di raccolta. Possiamo ricevere tutti i rifiuti di origine domestica, tutti, veramente non ci sono preclusioni. Tra un po' riattiveremo anche il servizio per la raccolta dell'amianto. E a proposito di sanificazione, le aziende impegnate nella sanificazione professionale a Firenze hanno fatto fino a 2.000 interventi in 2 mesi, con incrementi di fatturato che variano dal 120 al 280% nel bimestre marzo-maggio. A rilevarlo, i dati di Confartigianato Imprese Firenze, secondo cui un prezzo equo può essere giudicato 1 euro al metro cubo fino a 300 metri cubi e 40 centesimi oltre i 300 metri cubi. Confartigianato sta lavorando a un protocollo che offre ai propri associati la possibilità di acquistare le attrezzature beneficiando del credito fiscale del 60% in 5 anni previsto dal governo.